Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua? Gesù le dice: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Gli dice la donna: Signore, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete. Richiamo il deserto qui, perché il discorso del deserto che abbiamo fatto venendo dal Negev e risalendo è sempre stato sul peccato, sull'aridità. E vi dicevo l'altro giorno che probabilmente Gesù non andò nel Negev, ma vide il deserto di Giuda e quindi Gerico, il Mar Morto, e probabilmente proprio contemplando la mancanza di acqua, l'aridità che vi era nel deserto, intuì che il deserto fiorisce solo se c'è l'acqua. Il peccato si trasforma in qualcosa di buono solo se c'è la grazia di Dio. Ecco perché lui si rilegge come l'acqua che dà la vita eterna. Ecco perché arriva dalla Samaritana e in questo dialogo dice: chi beve dell'acqua che io darò è colui che va oltre il peccato, che riesce a vincere il peccato, come lui riuscirà a vincerlo nella morte, passione e con la risurrezione. Ecco che allora quando noi adesso facciamo questo gesto di bere l'acqua, di segnarci con l'acqua davanti a questo pozzo, ricordiamo tutto il cammino che abbiamo percorso fino adesso, dal peccato alla grazia. Il peccato che è un po' il segno distintivo a volte della nostra vita nello scegliere il male, e la grazia di Dio che ci viene data dall'acqua copiosa che Gesù ci offre per far rinascere nel nostro cuore la vita che a volte è un po' un deserto.